Ciao e benvenuto ad un nuovo episodio di Guerrieri della Strada, l'audiolibro game dove sei tu a prendere le decisioni del protagonista. Prima di cominciare ti invito a seguirmi sulla mia pagina Instagram Random Audiolibri per rimanere aggiornato su tutti i nuovi contenuti e per prendere le decisioni del protagonista di questo racconto, Mark Phoenix. Nell'ultimo episodio abbiamo lasciato il gruppo di ricognizione con il motore del camion in avaria. Quindi si è deciso che mentre due uomini sarebbero rimasti di guardia al camion, altri due sarebbero tornati fino alla cittadina di Acita, in quanto il pezzo necessario per riparare il motore si trova proprio nella stazione di servizio di quella città. Voi avete votato e la maggior parte di voi ha deciso di tornare ad Acita a recuperare il pezzo del motore. E ora vediamo come cambierà il destino di Mark Phoenix nel prossimo episodio di Guerrieri della Strada. Mark e Nott ci mettono 3 ore per percorrere le 10 miglia che li separano da Acita. Non appena mettono piede in città, Mark vede una moto parcheggiata davanti al distributore di benzina. Due uomini sono accovacciati lì vicino e sembrano esaminare le tracce lasciate nella polvere dalle ruote del camion. «Non possiamo fargliela passare liscia a quei due», dice Nott avvicinandosi furtivamente al distributore. «Se ci fanno piombare gli altri addosso prima che abbiamo sistemato il camion, potremmo dirci fortunati se riusciremo a rivedere ancora il convoglio». I due delinquenti sono così assorti nella loro indagine che non vedono Mark e Nott attraversare la strada e nascondersi dietro il muro della stazione di servizio. Uno dei due si alza in piedi e si avvia verso la moto, mentre l'altro rimane inginocchiato a terra a esaminare i resti del materiale che Haskell ha adoperato per riparare il serbatoio del camion. «Dobbiamo beccarli ora e senza fare troppo chiasso», mormora Nott estraendo il suo pugnale da combattimento. «Ce ne possono essere degli altri nei dintorni. Sarebbe troppo rischioso sparare». L'altro uomo si sta alzando in piedi. Nott stringe il braccio di Mark, facendogli segno di muoversi insieme a lui, e si prepara ad attaccare. Nott attaccherà l'uomo in piedi vicino alla moto, mentre Mark decide di attaccare quello che si sta alzando. Mark balza in avanti verso il suo avversario, veloce e silenzioso come un gatto. Lui è in piedi, leggermente chino sulle gambe quando vede Mark. Indietreggia immediatamente, ancora un po' chino in avanti, fino a che non va a sbattere con la schiena contro la pompa della benzina e non può più indietreggiare. Mark colpisce per primo, sicuro di batterlo, ma lui inaspettatamente riesce a scansare il colpo e reagisce colpendo Mark con un pugno. Mark si scansa, evitando a sua volta il suo attacco, ma il suo avversario tiene ugualmente il suo scopo. L'attimo di esitazione di Mark gli dà il tempo di estrarre dalla cintura il coltello da combattimento. Mark e Big Apple si affrontano con i loro coltelli. Entrambi si muovono con destrezza e velocità, cercando di trovare un'apertura nell'avversario. Big Apple attacca con un affondo veloce, ma Mark riesce a schivare e contrattaccare con un fendente laterale che colpisce l'avambraccio del suo avversario, facendogli perdere la presa sul coltello. Big Apple grida di dolore, ma non si arrende e cerca di riprendersi, aggredendo di nuovo Mark con un'altra serie di colpi. Mark però è concentrato e attento e riesce a parare tutti gli attacchi di Big Apple. Poi, approfittando di un momento di distrazione dell'avversario, riesce a infliggere un profondo taglio alla gola di Big Apple. Il combattente cade a terra, cercando di respirare attraverso la ferita, ma è troppo tardi. Mark è lì con il suo coltello ancora in mano e lo guarda con disprezzo prima di calare la sua lama nel cervello del nemico. Sconfitti ambedue gli avversari, Mark e Nott controllano i loro corpi e le sacche della moto e riescono a recuperare armi e proiettili a sufficienza, 2 martelli e 2 coltelli, cibo, acqua, delle compresse per purificare l'acqua, bende, antidolorifici e antisettici, un binocolo, una bussola e un razzo di segnalazione. Dopo aver messo tutto nello zaino, nascondono i corpi prima di entrare nella stazione di servizio per cercare i pezzi di ricambio per il dispositivo di accensione.
Il pezzo utile a riparare l'accensione elettronica si trova su un ripiano di lavoro, proprio dove Nott ricordava di averlo visto quando aveva controllato per la prima volta la stazione di servizio. Nott lo esamina attentamente e poi sorride. «Questo fa proprio il caso nostro, ne sono sicuro!» e fa scivolare il pezzo nella tasca del suo giubbotto da combattimento. Il pensiero di dover percorrere tutta la strada fino al punto in cui si trova il camion, a piedi e sotto quel sole cocente di primo pomeriggio, riempie sia Mark che Nott di angoscia. Poi Mark si ricorda della moto dei due banditi e un largo sorriso gli illumina il volto. In sella a quel veicolo ci mettono meno di un quarto d'ora a percorrere le 10 miglia di strada che separano Acita dal camion. È un'esperienza davvero piacevole e divertente, ma lo diventa molto meno quando, avvicinandosi al camion, si accorgono che Asker e Frankland li hanno scambiati per uomini della banda nemica e stanno per scaricargli addosso le loro armi. Il fatto che il capitano Frankland e il sergente Asker stiano sparando contro di loro sorprende e spaventa Mark, ma quando la scarica di proiettili solleva la polvere della strada, il naturale istinto di sopravvivenza di Mark ha la meglio. L'unico riparo che vede è un fossato poco profondo che corre parallelo alla strada e Mark si dirige velocemente in quella direzione. Un'altra esplosione di pallottole lo seguono. Questa volta i proiettili non mancano il bersaglio, colpiscono la parte anteriore della moto e mandano in brandelli la gomma. Mentre Mark sta abbandonando la strada, perde il controllo della guida e l'ultima cosa che vede sono le leve dei freni che sta stringendo. Mark viene sbalzato dal veicolo e batte violentemente la testa. Quando il ragazzo riprende i sensi, si ritrova a bordo di un camion. Mark mette lentamente a fuoco i visi del capitano e del sergente e chini su di lui. La testa gli fa un male cane, ma tranne che per una leggera botta e un graffio di notevoli dimensioni sulla tempia sinistra, Mark è uscito praticamente indenne dal terribile capitombolo. Nott è sopravvissuto anche lui alla caduta ed è occupato a far partire il motore del veicolo. Ora che gli altri si sono tranquillizzati sullo stato di salute di Mark, la squadra può proseguire il cammino. Il motore parte senza alcuna difficoltà e il gruppo può continuare il viaggio verso nord lungo la superstrada numero 81. Non passa molto tempo e finalmente l'autostrada federale numero 10 appare all'orizzonte. Una striscia color arancione illuminata dai raggi infuocati del sole che sta tramontando. Quando raggiungono la corsia d'accesso, Nott prosegue fino a raggiungere la carreggiata e si ferma per dare l'opportunità al capitano Frankland di ispezionare la superficie dell'asfalto. Le tracce dei pneumatici sono chiaramente visibili nella polvere, il che significa che il convoglio deve essere passato da lì nelle ultime 6 ore. La scoperta gli fa molto piacere e conferma il fatto che il gruppo di camion e automobili con i quali viaggia il loro gruppo è riuscito a uscire dal Paso senza incontrare guai. Adesso la speranza di riunirsi a Kate e agli altri diventa più forte in Mark. Il gruppo continua per 7 miglia verso ovest. Qui, a meno di un miglio fuori dall'autostrada, sorge una cittadina isolata. Mark vede delle tracce fresche di pneumatici che si allontanano dalla strada e si dirigono verso la città. Il ragazzo riesce a distinguere quelle tracce molto chiaramente e capisce subito di cosa si tratta. È certo di non sbagliarsi. Quelli sono i segni delle gomme della sua Spider. Mark chiede al capitano Frankland di poter seguire quelle tracce e il permesso gli viene accordato. Le tracce portano a una bottega nel centro della città. Sembra che Kate abbia parcheggiato qui la macchina e che sia entrata nella bottega, dal momento che ci sono delle orme nella polvere che portano dritte dritte dalla strada alla porta del negozio. Gli altri stanno aspettando nel camion. Mark entra nella bottega. Segue le orme di Kate e arriva nelle vicinanze di alcune scansie parzialmente piene. Evidentemente Kate è venuta in cerca di medicinali e ne ha presi alcuni dalla scansia. Qualcosa però è rimasto. Ci sono infatti abbastanza medicine e fasciature che Mark prontamente mette nel suo zaino. Il ragazzo ha soddisfatto la sua curiosità, quindi decide di tornare verso il camion per comunicare agli altri quanto ha scoperto.
Il capitano Franklin è ansioso di raggiungere Lordsburg prima che faccia buio. Ordina a Nott di far partire il motore e di tornare verso l'autostrada federale numero 10. Il sole è calato ad ovest, oltre l'orizzonte. Mentre attraversano Lordsburg, la luce delicata del crepuscolo inonda le rovine degli edifici. Alcune tracce sul terreno dimostrano che il convoglio si è fermato qui, ma deve essersi trattato di una sosta piuttosto breve, perché la città ora è deserta. L'affaticamento e la stanchezza della missione incominciano a farsi sentire e hanno tutti qualche difficoltà a restare svegli. Il capitano decide di fermarsi qui per trascorrere la notte e di proseguire sulle tracce del convoglio la mattina successiva alle prime luci dell'alba. Il gruppo scelgono a caso un posto per dormire tra i molti negozi e uffici che si trovano lungo la strada principale. Parcheggiano il camion in una via laterale, entrano nel luogo scelto e vedono che in passato questa doveva essere stata una sala giochi. Dozzine di videomacchine, una accanto all'altra, affollano le arcate, simili a pietre tombali di un cimitero elettronico. Gli schermi sono vuoti, ma i titoli dei giochi gli suonano familiari e gli ricordano le ore trascorse a divertirsi in posti come questo a casa sua, in California, prima del giorno X. Con grande sollievo di Mark, il sergente Haskell si offre volontario per il primo turno di guardia. Mark si sveglia di soprassalto e tende la mano per afferrare la sua arma. Percepisce istintivamente che c'è qualcosa che non va. «Presto, in piedi!» sussurra il sergente. «Ci sono qua in vista!» In un attimo sono tutti perfettamente svegli, pronti a considerare la situazione nei minimi dettagli e ad affrontare il pericolo. Una colonna di veicoli sta entrando in città, i fari coperti ma ancora perfettamente visibili nell'oscurità. Ci sono parecchie macchine e veicoli a quattro ruote, ma per la maggior parte si tratta di moto. È un convoglio nemico. Macchine e moto penetrano in città e si fermano una dietro l'altra in mezzo alla strada principale. Stanno anch'essi seguendo le tracce lasciate dal convoglio dei vostri amici e sono state proprio quelle tracce a condurli dritti dritti a loro. Una Range Rover passa accanto ai veicoli allineati, si ferma e il gruppo vede uscire un uomo. Un'espressione di odio feroce gli scintilla negli occhi. Un brivido corre lungo la schiena di Mark nel momento in cui riconosce i lineamenti di quel volto. Quell'uomo è Mad Dog Michigan. Grida degli ordini e immediatamente gli uomini smontano dalle moto e dagli altri veicoli e, aiutati da torce potentissime, incominciano a controllare gli edifici circostanti. «Da questa parte!» ingiunge il capitano Franklin a bassa voce. Nott, Haskell e Mark lo seguono su per una rampa di scale che porta sul tetto. Si accucciano dietro al parapetto che lo circonda e sbirciano con estrema cautela attraverso una fenditura per vedere cosa succede nella strada di sotto. Gli uomini di Mad Dog sono dappertutto, vanno avanti e indietro e illuminando completamente la strada con i fasci di luce delle loro torce. Mark sta cominciando a sperare che non verranno scoperti quando sente un rumore che gli fa aumentare violentemente i battiti del polso. Delle grida simili a ululati, feroci e gioiosi allo stesso tempo echeggiano da dietro l'edificio. Gli uomini della banda hanno trovato il camion. La notizia viene riportata a Mad Dog e lo manda immediatamente su tutte le furie. «Sono qui! Lo so!» grida come un impazzito. «Scovateli! Scovateli, ho detto! Li voglio morti!» Cammina lungo la strada principale agitando il pugno in aria verso le case ai lati della strada, urlando verso i suoi uomini e gridando vendetta. L'edificio in cui si trova il gruppo si riempie immediatamente di uomini e quindi cercano subito una via d'uscita. L'uscita antincendio non offre loro alcun aiuto dal momento che la scala dà proprio sulla strada principale. C'è un'unica via d'uscita: saltare sul tetto della casa accanto, che però si trova a più di 3 metri di distanza. Dopo aver bloccato la porta che conduce al tetto per ostacolare ulteriormente i loro avversari, il capitano guida gli altri verso la fuga.
Gli altri lanciano le armi e gli zaini dall'altra parte, saltano e atterrano sani e salvi sull'altro tetto. Mark sta prendendo la rincorsa quando sente un crepitio di armi da fuoco, vede i cardini saltare e la porta spalancarsi. Mark salta, ma una manciata di secondi dopo il suo atterraggio un gruppo di avversari esce dalla botola del tetto e incomincia a fare fuoco su di loro. Le pallottole si schiantano sul muro e rimbalzano sul parapetto, costringendo Mark a tuffarsi a terra per cercare riparo. Mark si prepara a far fuoco, alzandosi su un ginocchio e estraendo contemporaneamente la sua arma con movimento agile e veloce. Uno degli avversari entra nel campo visivo di Mark e preme il grilletto. L'arma rincula e quasi contemporaneamente l'uomo vacilla e cade. Mark cerca immediatamente un altro bersaglio da colpire e lo individua senza difficoltà, ma prima che abbia il tempo di colpirlo, lo vede stramazzare a terra, freddato da una raffica di proiettili che Haskell ha fatto partire dal suo mitra. Incoraggiati dai loro successi, Note e Franklin si uniscono a loro nella sparatoria ed eliminano velocemente gli altri componenti della banda. Subito dopo, Mark sente l'ordine deciso dal capitano Franklin: «Seguitemi!» e vede Note e Haskell che abbandonano la copertura del muro per seguirlo di corsa. Franklin si sta dirigendo verso una scala antincendio che si trova all'altra estremità del tetto. Mark indugia solo il tempo necessario per recuperare lo zaino e il cinturone e poi si affretta a seguirli prima che scompaiano dalla sua vista. Il gruppo scende velocemente per l'uscita di sicurezza ed entrano nel vicolo sottostante, solo qualche secondo prima che i banditi voltino di corsa l'angolo e si dirigano verso di loro. Per fortuna non hanno le torce elettriche e nella fretta non li scorgono, mentre il gruppo si nasconde nell'ombra. Gli uomini girano nuovamente l'angolo e solo allora il capitano li guida attraverso un passaggio coperto che conduce a una piazzola. Di fronte a questa specie di anticamera lastricata si trova l'ingresso di un deposito di autobus e lì accanto vedono parcheggiata una jeep dell'esercito americano con a bordo due uomini. A giudicare dal teschio con le lunghe corna, disegnato sulla portiera del veicolo, devono essere membri della banda texana nota con il nome di Mavericks. «Ecco quello che cercavamo!» esclama il capitano Franklin estraendo lentamente il pugnale e sollevandolo all'altezza della guancia. «Ho bisogno di un volontario che mi aiuti ad attaccare la jeep!» dice, rivolgendosi al gruppo. E ora tocca a te decidere il destino di Mark Phoenix. Vuoi offrirti come volontario per aiutare il capitano o lasciamo che sia uno degli altri due a farlo? Decidi la risposta e scrivila in un commento sotto al video. La risposta più votata deciderà il destino di Mark nel prossimo episodio di Guerrieri della Strada.